Buonasera, lo so, è un po' tardi, ma e lo so anche che si sente un po' male qua. Aspettate, mi sposto un pochino, forse qua si sente meglio. È un po' tardi, ma ci tenevo a guardarmi tutta la partita della Scozia, perché è idealmente la mia seconda squadra di questo europeo. Perché mi mette simpatia, perché mi metto simpatia agli scozzesi per lo spirito che hanno, perché sono veramente degli sportivi, perché vivono il calcio con passione, ma sono molto diversi dagli inglesi. Adesso se mi sente qualche inglese si arrabbierà. Gli scozzesi sono un'altra cosa. Già la lingua è diversa, la pronuncia è un po' diversa, ma anche il carattere che è diverso. Io sono stato diverse volte in Inghilterra, sono stato un paio di volte in Scozia e sono tipologie diverse di persone, nel senso che l'inglese è molto più diffidente, lo scozzese è molto più aperto e si vede anche nelle manifestazioni allo stadio, vederli col kilt, con la cornamusa, fantastico. Mi spiace tantissimo perché la Scozia praticamente si è condannata ad uscire con questo pareggio, era questo vantaggio con, chiamiamolo autorete, che adesso per regolamento non viene più definito autorete, poi Shaqiri ha fatto una roba, mamma mia cosa ha fatto Shaqiri, una roba pazzesca, e ce l'ha nelle corde. Lo vedi, sembra tutto tranne che un calciatore, no? Basso, tarchiato, un po' cicciotto, però ha un tocco di palla ancora fenomenale, nonostante l'età. Adesso non so, perché credo che abbia superato abbondantemente i 35 anni, credo, adesso vado a spanne, ha messo lì un gol pazzesco. Poi però la Scozia poteva anche farcela e mi è spiaciuto veramente tanto, insomma. Vabbè, sono cose, questo è il calcio, quindi bisogna accettare i verdetti del campo. Però non tutti li accettano. Vabbè, comunque andrebbero accettati i verdetti del campo, ecco, diciamo così. Verrà a giocare in Italia Alicia Lehmann. Alicia Lehmann, voi sapete chi è Alicia Lehmann, sì che lo saprete, dai, è la fidanzata di Douglas Luiz, tra l'altro viso stupendo, fisico un po' meno, visto che ci sono i polpacci da calciatore, le cosce da calciatore o da calciatrice, non so se si deve dire, perché non so se si deve dire calciatore donna o calciatrice, comunque vabbè, praticante il calcio, ok? Giocava nella Aston Villa anche lei, hanno trovato l'accordo per portarla in Italia. È stato un benefit, non lo so, diciamo così, chiaramente si tratta di due situazioni parallele e non vanno ad intersecarsi, però diciamo così, non ad intersecarsi formalmente, cioè non credo che lui abbia messo o abbia preteso come clausola nel contratto il fatto che venisse acquistata la sua compagna, ecco. Però diciamo che l'hanno fatto anche per agevolare l'inserimento di Douglas Luiz alla Juventus. Con questo, attenzione, non sto dicendo che il giocatore ha già firmato e che è tutto fatto, perché? Perché resta questo nodo McKennie, che a differenza di Ealing Junior, appunto, non ha ancora trovato la quadra, non ha ancora trovato l'accordo. Secondo alcune fonti, addirittura sarebbe uscito dall'operazione, per cui la Juve avrebbe proposto Barrenechea, nonostante la Aston Villa avesse richiesto Sulè. La Juve avrebbe proposto Barrenechea, che sarebbe di gradimento della natura della Aston Villa. Questo però alzerebbe la parte di conguaglio da 18-20 milioni a 25, perché Barrenechea ha un valore inferiore rispetto a quello di McKennie. Allora, sì, ci può stare onestamente. Barrenechea ha fatto una buona stagione nel Frosinone, è un centrocampista, praticamente un centrocampista centrale, diverso quindi tatticamente da McKennie, secondo me, però boh, non lo so. Vediamo, ragazzi. Io sono convinto che questa operazione andrà in porto, che sia Barrenechea, che sia Sulè, che sia McKennie. Io credo che a breve ci sarà l'annuncio dell'arrivo di Douglas Luiz, e questa sarà la prima grande operazione di mercato dell'era Giuntoli, che l'anno scorso era arrivato in corso d'opera. Non poteva certo fare miracoli, e quindi diciamo la sua vera operatività ci sarà quest'anno. Detto questo, ci ricordiamo tutti, o dobbiamo ricordarci tutti, che
che Giuntoli opera in una situazione di mercato che parte da un meno 200, e questo è un dato di fatto, non c'è bisogno che ce lo dicano i revisori dei conti o gli estensori dei bilanci altrui, non altrui, della Juventus, gli altrui non interessano, interessano quelli della Juventus, però è un dato di fatto, c'è cioè un passivo di 200 milioni e quindi la società prima di poter incamerare, o meglio, prima di poter ingaggiare più giocatori, dovrà ricorrere a delle cessioni oppure a degli scambi con conguaglio, a volte in favore, a volte in favore di chi acquista altri giocatori della Juve, ma comunque dovrà procedere attraverso questo tipo di operazioni, che poi sono le operazioni che sostanzialmente fanno da base al mercato un po' di tutti, perché la liquidità da molti anni è sparita. Salvo rarissime eccezioni che poi si ritorcono un po' contro, vedersi l'acquisto di Vlahovic qualche anno fa, diciamo un tantino smisurato come valutazione, ma giusto per, giusto un tantino smisurato, poi sono situazioni che ti si ritorcono contro alla lunga. A proposito di Vlahovic, io però devo dire che oggi, per esigenze di servizio, ho dovuto esaminarmi le isocamere di Juventus-Atalanta, o meglio Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia. Le isocamere sono quelle inquadrature che vengono dedicate, strette a azioni di gioco, situazioni esterne dal campo, e vengono dedicate o a più giocatori o a un giocatore singolo. In quel caso ho potuto rivedere alcuni spunti della partita di Vlahovic di quella sera. Il rigore che non gli viene dato è una roba che non sta né in cielo né in terra, ma lo direi per qualunque squadra, assolutamente, non perché su questo canale parliamo di Juve. Non è una spinta di spalla, è una spinta a buttarlo via. Posso capire Maresca che magari non coglie la violenza del gesto, dell'impatto, diciamo così, volontario, quindi non ripeto un contatto di spalla, non capisco proprio il VAR che quella sera ha giudicato, ha ritenuto, perché c'è stato un check veloce, ha ritenuto che tutto fosse regolare. Onestamente, ragazzi, no. Ma c'è una bella soggettiva su Vlahovic che lo riprende dal momento in cui viene sostituito, lascia il campo e vi fa vedere come il giocatore partecipa alla finale di partita. Vi dico che se c'era un Allegri super tarantolato dall'altra parte della panchina, nella parte opposta appunto della panchina c'era un Vlahovic abbastanza tarantolato, nel senso che aveva un nervosismo addosso e al tempo stesso una passione. Poi è chiaro, è normale, stai vincendo la finale di Coppa Italia grazie a un gol tuo, fai di tutto, speri che non cambi niente per sentirti anche protagonista personalmente di una serata così. Però vi dico, ha partecipato urlando i compagni, dando consigli, era un giocatore della Juve, cioè in quel momento lì lui si stava calando nella Juve. Lui quella sera lì non l'avevo ancora vista queste immagini, devo dirlo. Lui quella sera lì era la Juve. Fidatevi, ne ho visti tanti di giocatori, purtroppo, perché vuol dire che una certa ce l'ho. Ne ho visti tanti di calciatori, ne ho visti tanti a bordo campo, ne ho visti tanti partecipare, altri non partecipare, chi più, chi meno. Quella sera lì Vlahovic mi ha dato proprio l'idea di personificare la Juve, il suo spirito, la sua passione e tutto quanto è Juventus. Quindi devo dire che è sicuramente un punto a suo favore, non penso proprio che abbia recitato, assolutamente lo escludo al 100%, al 1000 per 1000. È un punto a suo favore sul fatto che possa aprirsi, ma sono convinto che andrà così, ad un accordo per spalmare un contratto che è vero, avete ragione voi, praticamente parte da luglio, quindi secondo me l'Inter poi lo possono modificare per carità, ma parte da luglio e quindi attenzione perché potrebbe essere appunto pericoloso. Io credo che si arriverà a una soluzione comunque entro l'estate, la spalmatura ci sarà e Vlahovic continuerà a giocare nella Juventus. Iscrivetevi al canale, ci vediamo domani. Ciao ciao!